È stato Jenny a insegnarmi che cosa vuol dire l'amore. Io sono il nonno di questo ragazzo così bello e così grande ed è splendido. E siccome Jenny vive un autismo di livello molto grave, io l'ho trovato a 7 anni perché stavo fuori, piegato a metà, con una carta incinica tra le mani che ruotava, e questo lo faceva per almeno 5-6 ore al giorno. Io di autismo non capivo niente, non sapevo nulla, e da quel momento ho dato la possibilità di avvicinarmi a lui e ho visto che lui poi piano piano ha incominciato a reagire verso di me, dandomi baci, carezze, coccole, e questo mi ha trascinato nel suo mondo, e oggi noi siamo diventati due amici inseparabili. Fuggiamo per il lavoro, per tante altre cose, no? Allora, studiando un po' Jenny, stando un po' con Jenny, ho capito che cosa è veramente l'affetto, che cosa è veramente l'amore, che cosa è veramente un amico fidato, ecco, che non ti può mai tradire. Io metterei la mia vita nelle mani di Jenny, perché sono sicuro che Jenny mi salverebbe, non potrebbe mai tradirmi, perché i sentimenti che hanno questi ragazzi autistici non è una forma umana. Per le esperienze che io ho passato, non esiste su questo mondo. Loro hanno delle caratteristiche, delle forme molto più sviluppate di noi. Come, per farvi un esempio, Jenny non parla, ma Jenny è molto sensibile all'udito, cerca di sentire tutto, molto sensibile allo sguardo, hanno un passo in più, è soltanto che noi non riusciamo a capirlo, ma se ci stiamo vicini determinati giorni, mesi, anni, questo loro ce lo fanno capire. Lo vuoi vedere tu? Lui è molto buono, lui è come uno sacchiotto proprio, è tenero, a lui piace accarezzare, piace sentirsi in prima persona, ama ballare, ama nuotare, ama il mare. Abbiamo trovato un dottore, che questo dottore è una bravissima persona e che sta aiutando molto a Jenny a far uscire delle paroline come nonno o come mamma o come babbo o altre piccole paroline. È un cammino lungo, però noi crediamo in questo e speriamo che fra un anno, 2 anni possa venire qui e non dico intervistare Jenny, ma sentirlo almeno parlare. Com'è stato per lei quando ha sentito Jenny dire nonno la prima volta? Ci sono brividi, no, che tu senti per un qualcosa che hai voluto sempre sentire da piccolo, però non è mai successo, e nel momento che questa cosa succede è un nodo alla gola proprio, che ti dà una speranza, ti dà un qualcosa di credere che possiamo farcela. Le difficoltà sono state enormi, i soldi non ne parliamo proprio. Lo Stato abbandona definitivamente dopo i 18 anni, non possono più entrare in un centro, non possono più fare terapie, non sanno più cosa farsene. Cioè, questo è devastante. Noi ci stiamo da 17 anni in questo calvario e abbiamo girato tutta l'Italia. Non è che siamo stati fermi a guardarci, no. Abbiamo girato almeno una quarantina di centri, una trentina di dottori. Non vi dico quando si deve fare una visita, ci vogliono dai 200 a salire per fare una visita a un ragazzo di questo genere. Però vi posso dire che la migliore cura è l'amore. Abbiamo realizzato questo fumetto per l'abbiamo chiamato Il Vichingo. Perché Il Vichingo? Perché questi ragazzi, come Jenny, sono dei veri vichinghi,
di quello che fanno, perché si devono adattare ad ogni circostanza. Non è che siamo noi ad adattarci, ma sono loro che si devono adattare, perché giustamente non possono esprimersi, allora loro si adattano a tutte le nostre conseguenze, a tutti i nostri, diciamo, i motivi. Chi lo vuole questo fumetto? Questo è un regalo del nonno, però, eh? Vivono di ansia, loro vivono di paura, loro vivono di incertezze, e se noi non ci stiamo vicini, ma proprio attaccati, questi ragazzi non vanno bene, incominciano a diventare violenti, incominciano a picchiarsi da soli e nascono tante problematiche anche in famiglia. Però vi dico una cosa, che questi ragazzi danno veramente tanto amore, perché tanti di loro non conoscono cosa è il valore dei soldi. E allora, quando si avvicinano a persone, danno un bacio, una carezza, lo danno con il cuore, con amore, con veramente con profondità. Non vanno per soldi o per qualcosa, ma vanno soltanto perché vogliono affetto. E vi chiedo umilmente questo, che quando vedete un ragazzo in strada che possa fare dei piccoli gesti, dei movimenti strani, mi raccomando, non ci ridete sopra, perché questi ragazzi sono molto sensibili, riescono a capire una persona quando le vuole bene o se la sta prendendo in giro. Perciò, se succede che in strada, ovunque, sul pullman, in treno, dappertutto, vedete un ragazzo autistico, cercate di dargli uno sguardo d'amore. Noi non chiediamo soldi, non chiediamo niente, uno sguardo d'amore, che questo sguardo per lui è molto importante, perché gli può dare un po' di sicurezza in più.